Siamo qui in studio con Alessandro Cardulli, giornalista e direttore di Job News, una testata online nata per tenere alta nel dibattito politico e pubblico l'attenzione sul tema del lavoro e su ciò che è proprio del lavoro, il mondo della produzione. Salve. Salve. Volevamo partire per subito commentare l'esito della consulta con la conferenza stampa del presidente, il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, che adesso vediamo. Abbiamo notato in questi giorni che c'è stato un dibattito molto intenso del Paese rispetto ai quesiti referendari. La nostra memoria non ci ricorda precedenti di analoga quotidiana pressione rispetto a come si sarebbe dovuto decidere. Così come vorremmo dire, adesso che la Corte ha deciso e quindi non c'è nessun effetto di pressione, che è stato dato per scontato che era dovuto l'intervento del Governo e dell'Avvocatura dello Stato. Non era dovuto. Una scelta politica e quindi da questa scelta politica e dai contenuti di quelle memorie noi partiamo nel valutare il senso e il segno delle intenzioni del governo. Noi siamo convinti che la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici passa attraverso la loro sicurezza e quindi continueremo la nostra iniziativa contrattuale per ristabilire i diritti, abbiamo molti accordi alle spalle e continueremo a farli, così come ovviamente valuteremo nei prossimi giorni tutte le possibilità, comprese quelle di ricorrere in Corte europea rispetto alle normative sui licenziamenti. Cioè vorrei che nessuno pensi, poi valuteremo le motivazioni della Corte perché noi siamo convinti di avere rispettato le regole dei referendum, ma valuteremo le motivazioni, ma siamo convinti che questa è una battaglia che va continuata e quindi continueremo nelle forme e negli strumenti che la contrattazione e l'iniziativa legislativa ci permettono. La notizia di oggi è quella che inizia una campagna elettorale. L'ammissione del quesito sui voucher e l'ammissione del quesito sugli appalti permette a noi di dire che da oggi inizia, come vedete dai manifesti, la campagna elettorale per i due sì al referendum. Pensiamo che sarà una grande ed impegnativa campagna elettorale che mantiene le caratteristiche che prima dicevo. Come vedete dal manifesto, il tema è libera il lavoro, non c'è modo di rendere libero il lavoro se non attraverso i diritti. Così come pensiamo che ridare diritti al lavoro sia il modo di cambiare questo paese, quindi di avere tutta un'altra Italia. Per questo, con assoluta tranquillità e convinti che quando si affrontano i temi del lavoro bisogna partire soprattutto da coloro che sono in maggiore difficoltà e maggiormente disagiati, noi avviamo da oggi la campagna elettorale e ovviamente da oggi chiederemo tutti i giorni al governo di fissare la data in cui si vota, perché questa è ovviamente la condizione che metta tutti nella possibilità di valutare i quesiti, farsi un'opinione, ma soprattutto partecipare al voto. Subito una domanda, insomma, sulla questione dell'influenza politica che c'è stata, insomma, per escludere il referendum sull'articolo 18. Ma noi siamo tutti adulti, no? E quando la Susanna Camusso fa questo ragionamento sulla pressione, non c'è bisogno di andare molto lontano, basta leggere i quotidiani che hanno seguito la campagna referendaria che è stata cortissima perché nessuno si era accorto che c'era un referendum, è vero, con 3 milioni di firme sui tre quesiti referendari e poi totalmente ignorato il fatto che la CGIL ha presentato insieme, con 1.100.000 firme, una proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama Carta Universale dei Diritti, che praticamente è la scrittura di un nuovo statuto. Beh, se noi facciamo mente a come i nostri colleghi dei grandi quotidiani hanno seguito questa campagna, capiamo quali sono le pressioni, cioè praticamente è stata tutta una campagna tesa a dire che la CGIL
torna al vecchio sindacato massimalista, antistorico, mentre la modernità dice altre cose. E hanno fatto tutti una campagna violenta. A che fine? È semplice. Colleghiamo gli editori dei grandi giornali al Monte dei Paschi di Siena o a qualche altra banca, no? E si scopre che sono tutti debitori che non pagheranno. E allora si capisce perché tutto quello che va a favore dei diritti dei lavoratori, ma va a favore non delle singole persone o di categorie, è la Costituzione che ha due articoli, l'uno e il due, che dicono qual è il valore del lavoro. L'articolo 1 dice l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Questo è il tema che i tre quesiti referendari, ora due, è il tema che viene affrontato. Si dice, ma sono minoranze i lavoratori, non sono solo gli operai delle fabbriche. Oggi c'è un problema che riguarda il ceto medio I giovani e soprattutto. riguarda i figli degli operai e i figli del ceto medio. E se ne voglia o no, e anche qui c'è, volendo si può dire c'è una pressione, cioè quando esce la notizia, che faccio l'esempio e la chiudo qui, quando escono i dati Istat si prende il dato migliore, cioè nel senso dice allora l'inflazione nel mese di dicembre non c'è la deflazione, però nell'anno c'è stata, qual è la notizia? La notizia è che nell'anno noi siamo in deflazione, quindi la crisi non è finita. No, diventa il fatto che nell'ultimo mese però è andata meglio. Qui ci sta la questione. Allora, i referendum sono, secondo me, come era quello sulla Costituzione, un fatto di civiltà e di partecipazione non solo dei lavoratori, che sono tutti, di partecipazione dei cittadini. In un contesto di evoluzione del mercato però del lavoro, in un paese poco meritocratico come il nostro, quali sono le garanzie per un giovane che, pur flessibile e adatto ai cambiamenti, si trova di fronte a limitate opportunità? È possibile una conciliazione tra la tutela e le nuove opportunità di cambiamento di lavoro? Beh, allo Stato no, le garanzie non ci sono, cioè quello che viene offerto ai giovani è, che ne so, c'è un volantino che devi andare a dare davanti al ristorante e te pago o in nero oppure ti curvo e ti do un X, una moneta, diciamo, ma non ti do alcuna garanzia. Cioè, il problema vero qual è? Perché se fa l'esempio, ma i mini job tedeschi, no, sono tutta un'altra roba, è tutta un'altra cosa. E qui torna al mondo dell'informazione che non informa. Cioè, basterebbe chiedere a uno che sta in Germania, dice, mi spieghi come funzionano, Insomma. e ti spiega che il mini job, i tedeschi oggi capiscono che andando avanti con i mini job il welfare scompare perché non c'è i contributi previdenziali. Il problema è questo, tu puoi fare limitatamente ad alcune categorie, i giovani in particolare, ma non puoi eludere i diritti. I diritti sono un dato della Costituzione, per cui puoi fare lavori occasionali, quelli che si chiamano, a me non piace questo termine, i lavoretti, no? Poi i lavoretti sono che c'è un signore che in Parlamento ha avuto la geniale idea di dire allora sì, per limitare il lavoro nero, eccetera, facciamo un paragone fra il numero dei voucher possibili e quanti sono i lavoratori dipendenti di quell'azienda. L'azienda. Ecco, in questo modo finisce che alla Fiat si fa lavorare i giovani con i voucher, che è un po' la cosa del piano scuola lavoro, perché non è che tu vai a prendere, no, tu vai a lavorare. Questo è un altro punto che riguarda i giovani, cioè i giovani. Ha bisogno di essere formato culturalmente, di essere formato come un cittadino. Non vai a scuola per lavorare, vai a scuola per diventare un cittadino che ha tutti i diritti e che ha tutta la voglia di partecipare. Questo, regione, è un dato drammatico del nostro paese. Non c'è paese dove la disoccupazione raggiunge il 39% e nel mezzogiorno arriva al 60%. Ma questo come si concilia nel senso con la crisi economica che oggi c'è, perciò dicono che dobbiamo fare l'austerity per riuscire a rimanere dentro dei parametri che l'Europa ci impone. Abbiamo firmato dei trattati che oggi in qualche maniera ci costringono a onorare e in qualche maniera costringono poi ad avere una disoccupazione così elevata e uno Stato che
stenta di essere sovrano. Beh, se uno se la volesse cavare, come si dice in valzer, può essere vero, però io faccio una domanda, mi faccio e ti faccio una domanda. No. L'Italia è l'unico paese al mondo che va male, cioè gli altri non è che brillano, però il Fondo Monetario Internazionale, i dati di qualche giorno fa sono che l'Italia è l'unico paese al mondo che aumenta dello 0, qualcosa. La Spagna aumenta del 2%, lasciamo stare la Germania va anche peggio della Spagna, ma il dato è che vanno tutti meglio di noi, perché? Ora, il problema è che non si deve fare come ha fatto Renzi fino a che stava lì, che era il più bravo del mondo, il più bravo d'Europa, gridava al lupo e i risultati si vedono, ha perso il referendum e ultima ha perso un'altra battaglia, ma anche qui insomma si glissa. Ma Renzi puntava ad avere il Presidente del Parlamento europeo, un membro del Partito Socialista e Democratico. Il Presidente del Parlamento europeo è diventato uno dei popolari condotti dalla Merkel. No? Qui c'è un problema, tu devi cambiare radicalmente la politica economica della Unione europea e la cambi però partendo dalla tua Costituzione. E torniamo al fatto che per la nostra Costituzione è il lavoro il perno e quindi tu devi finalizzare le forze che hai, le energie, le capacità, devi finalizzarle alla creazione del lavoro e della crescita. Se tu dai un bonus di 80 euro non risolvi niente. Se tu non aumenti i consumi non aumenterà la produzione. È inutile, ci sono oggi gli economisti i quali dicono se si fanno i contratti aziendali. Allora lì, siccome uno può guadagnare di più, questa è una balla. Cioè, gli economisti veri sanno bene che la produttività non dipende dal salario. Se tu aumenti la produttività dipende dall'organizzazione del lavoro, dalla tecnologia, dal mercato, perché se il mercato tira, quello ha interesse a produrre, se non tira, ma produce perché? Specialmente il nostro mercato interno, che noi abbiamo intervistato vari imprenditori, anche agricoli, che sono costretti a esportare i loro prodotti, perciò noi esportiamo le nostre zucchine, le nostre melanzane in Canada, così come anche il vino, i nostri prodotti, perché il mercato interno non riesce ad acquistarli, cioè nel senso per loro costano troppo e di conseguenza siamo costretti a mangiarci anche noi stessi i prodotti che vengono magari dalla Cina o da altre parti del mondo. Perché noi siamo un paese esportatore. Sì. Perciò questo problema che come si risolve? Come si potrebbe risolvere? Ma ascoltando un cinese, cioè sembra perché il mondo ormai è anche divertente da questo punto di Ah vista, sì, la no? Perché globalizzazione, vediamo se dura ancora. a Davos, dove c'erano 3.000 rappresentanti del mondo politico, economico, finanziario, si è assistito a una lezione data dal presidente comunista, io lo metto fra virgolette perché Mao Zedong la pensava diversamente, Sicuramente. lo metto fra virgolette, ha fatto una lezione sul mercato, sulla globalizzazione. Io capisco l'interesse, lui è un grande esportatore, quindi i mercati aperti, però ha fatto una lezione vera, no? Sul mercato, sull'economia. Lì c'erano 3.000 persone. Io ho letto poi l'intervento del nostro ministro Padoan, cioè, voglio dire, veniva da piangere, perché sia Xi Jinping, ma poi il vice di Obama, che lui ha fatto l'ultimo saluto, no? Ha ricordato il piano Marshall, gli aiuti, il lavoro, cioè, hanno fatto un ragionamento a livello mondiale, no? E Padoan è andato a piagnucolare, però. La gente, noi qualsiasi proposta facciamo, dice no, non è vero. Per esempio, le proposte fatte dalla CGIL, se diventavano anche materiale, se diventerà la proposta quella di legge di iniziativa popolare, probabilmente dicono sì, perché quelli che hanno firmato i pace sono 3 milioni di persone, perché la CGIL rappresenta qualcosa come 6 milioni, grosso modo, di persone, cioè questi diranno sì. Il problema è dicono no perché quelle cose che tu fai. Quando hai dato il bonus di 80 euro, poi ora hai fatto un accordo dove hai detto che ai pensionati li davi, mentre li dai li togli. Che io credo che questa è una cosa che io la prendo proprio come un'offesa, no? Agli anziani. Per la deflazione.
della deflazione, sì. Siccome nel 2015 gli hai dato un'inflazione superiore, l'hai ricalcolata, io ti tolgo in quattro rate che magari sono una sciocchezza, possono essere 20 euro a rata, che ne so, non lo sa nessuno perché i conti non li hanno fatti bene, no? Ma tu non potevi recuperare questi 20 euro e non toglierli a chi prende magari 600 euro di pensione al mese, cioè. Questo è proprio un fatto, io lo prendo come un fatto di attacco a chi sta male, mentre il problema vero è il superamento delle disuguaglianze, come hanno detto anche a Davos, poi sono quelli che le attuano. Sì, Davos c'è stata questa, dicono in versione U anche della Presidente del Fondo Monetario Internazionale, sì, che anche lei ha chiesto, no, un riequilibrio. Un riequilibrio, e tu vai, tu governo, dice è l'INPS, no, l'INPS sei tu governo, perché l'INPS non è un ente che si muove per conto suo, vai a colpire le classi più disagiate, quelli che vanno a riempire le mense della Caritas, perché oggi questo è il fenomeno, no? Quando Padoan dice, certo ti dicono no, perché questo paese nell'arco di 10 anni si è impoverito, 5 milioni di poveri, ma stiamo scherzando. Il 39% di giovani che non hanno lavoro, la disoccupazione all'11,9%. E Matteo Renzi, io dico Renzi Matteo, che mi piace di più come no, come sono nei verbali, in certi verbali. E Padoan, va tutto bene. E il povero Gentiloni, gliel'hanno detto che l'Unione Europea ci chiedeva i soldi. E lo sapevano tutti. Perché poi la richiesta dei 3 miliardi e 4 è avvenuta prima, insomma, di gennaio, sì. Già si sapeva prima, insomma, anche prima del referendum. Sì, no, si sapeva, gliel'avevano già detto, detto, ufficialmente si va dopo il referendum, perché ovviamente la Commissione Europea aveva interesse che Renzi vincesse, non che perdesse, no? Per cui, ma tutti sapevano e l'avevamo scritto sui giornali, non solo quelli, diciamo, liberi e autonomi, che ormai dico, io non mi ci metto, noi siamo una piccola cosa nei confronti dei grandi giornali, però lo sapevano tutti che bisognava dare dei soldi. E c'erano già graziati la metà, erano 3 o 4, erano circa 7 miliardi. E questi hanno messo, poi ora c'è i 20 miliardi per le banche, e sì, è tutto a debito. Cioè è un paese che ha scaricato, non solo c'ha i giovani disoccupati, ma scarica sulle generazioni future i debiti che poi qualcuno li dovrà pagare. Non certo. È che quelli finiscono nel mondo del niente. Sì, volevo specificare una cosa sul debito, nel senso che poi uno fa confusione. Cioè il debito italiano fino a 10 anni fa, 20 anni fa, era tutto degli italiani. Perciò in qualche maniera molto sostenibile, come il debito del Giappone, che nonostante con la differenza debito-PIL del 200%, è sostenibile e forte, perché è detenuto tutto dai giapponesi. Perciò logicamente sono loro che decidono. Ma quando, come l'Italia, succede che l'indebitamento passa in mani estere, e al momento l'Italia è più del 30% del debito pubblico italiano, perciò è in mano estera, comincia ad essere un problema. Quell'americano c'erano i cinesi. Sì, e comincia ad essere un problema serio, perché non hai più tante armi di manovra e sei costretto a fare certe azioni che ti chiedono chi ha comprato il tuo debito, e come fece addirittura la Germania con la Deutsche Bank, mentre c'era lo spread che è in salita sui 500 punti, mentre era il governo ancora Berlusconi, che vendette più di 10 miliardi di debito pubblico italiano, aggravando ancora di più la crisi italiana, insomma, che al momento stava vivendo. Perciò il debito pubblico, se appunto passa in mani estere, è difficile poi recuperarlo. Perdi la sovranità. Perdita della sovranità, e a livello economico non si va più a gestire quella Costituzione che ci ha difeso fino ad oggi, perché sei ormai ricattato da agenti esterni, insomma, la tua sovranità. Praticamente sono i mercati e la grande finanza che ha preso il dominio sulla politica, e questo ti crea l'austerità e ti crea poi un fatto che è facile richiamare l'Europa del lavoro, il manifesto di Ventotene, l'Unione. A slogan. Il problema è che se tu davvero poni al centro il lavoro, beh, devi cambiare radicalmente anche l'assetto europeo. Cioè, come fa
paesi, io non dico paesi governati da forze di sinistra, forze socialiste, socialdemocratiche, paesi governati anche da alleanze, no? Come la Germania, che c'è l'alleanza tra socialdemocratici e i popolari, a stare insieme a paesi che sono gli ex paesi del blocco comunista, che sono diventati paesi reazionari, razzisti, i muri, le frontiere. Cioè, come fai a mettere, questo è un altro dei temi, perché il lavoro oggi non lo sviluppi solo in un paese, lo sviluppi in tanti paesi, ma tu nel tuo paese hai bisogno di tutelarlo, perché se no quelli vanno a fare le macchine, vanno a farle in Albania oppure call center, Certo. e ti risponde quel poveraccio che parla malapena italiano, ti risponde dall'Albania, da Tunisi, da altri posti. Allora, la tutela del lavoro diventa un elemento di valore mondiale e quindi le forze democratiche che operano nel mondo e anche la parte intellettuale, gli economisti, questo tema se lo devono porre. Se tu vuoi rilanciare l'unità europea, l'unità la fai sulle costituzioni più avanzate, fra le quali la nostra, io credo sia una delle migliori. Il voto sul referendum avrebbe dovuto far capire che la gente, i cittadini, hanno difeso quella Costituzione, non il fatto se c'hai una Camera, due Camere, come vengono, hanno difeso i principi di quella Costituzione. Non era vero quando si diceva ma si cambia solo la seconda parte. È come un palazzo, se crollano, purtroppo i riferimenti sono di questi giorni, se crollano le fondamenta, crolla il palazzo. Il lavoro del fondamento degli articoli della prima parte della Costituzione, se crolla quello, crolla il palazzo, e crolla il palazzo significa i diritti del lavoro e i diritti dei lavoratori. E possiamo dire con un anche senza aver modificato la Costituzione, ma solo col Job Act, già dei problemi ci sono stati, perché in Cassazione una sentenza ha praticamente detto che il licenziamento è legittimo anche se l'azienda lo decide solo per aumentare i profitti. E questo non era mai accaduto prima, No, insomma. questo è un fatto. Poi magari ci sarà un'altra sentenza. No, fra l'altro è molto interessante il fatto che molti accordi aziendali ripristinano l'articolo 18, in altre forme, in altri termini, ma ripristinano l'articolo che garantisce nel caso di licenziamento illegittimo, quando poi si fa il richiamo agli altri paesi, ma in Germania non si permetterebbero mai di licenziare, perché lì c'hanno la cogestione, chiamiamola come si vuole, con questa parola complicatissima tedesca, Bissestemmung, insomma, non lo conosco il tedesco. Beh, ma lì c'hanno un confronto continuo su questi problemi. Cioè, come si fa a pensare che uno, mandato via in modo non legittimo, non debba far valere i propri diritti e non abbia la tutela di... Questo è un termine in cui il datore di lavoro intelligente ha rifatto gli accordi. Se ne è fatti gli accordi aziendali e poi qui ha ripristinato una serie di cose. Qui invece c'hai i punti e dai soldi, mi pare, col Job Act sono stati dati agli imprenditori circa 18 miliardi. Per far cosa? Al momento in cui diminuisce la cifra, crollano immediatamente, Come è successo, insomma, come è certo. successo. E poi anche lì tanti hanno giocato, possiamo dire, con una bolla speculativa, perché dato che sulla decontribuzione bastavano 6 mesi di disoccupazione, tanti imprenditori hanno licenziato magari a gennaio, no? Riassunti a giugno oppure, no? Durante l'anno, in modo tale che adesso per 3 anni. Questo è stato proprio un modo, soprattutto in lavori impiegatizi, questi lavori qui hanno fatto questo, no? Io ho degli amici di un'università che li ha assunti, li ha mandati via e li ha ripresi dopo 2 mesi. Sì, non pagando più i contributi No, per non 3 anni. pagando più. Un quesito che sicuramente, se non cambieranno la legge, cioè quello sui voucher, andremo a votare, insomma, vediamo se quest'anno o l'anno prossimo, è quello appunto sui voucher del lavoro accessorio, che sono stati introdotti per marginare in qualche maniera il lavoro nero, che possiamo dire che in tante aree, specialmente al sud, ancora molto esteso e in qualche maniera però dà la possibilità a tante anche piccole realtà di andare ancora avanti. Ma io dico una cosa che non dovrei dire, cioè che il lavoro nero è tollerato, vado ancora un po' più in là. Che
A Roma, no, non tu dicevi il mezzogiorno, mezzogiorno basterebbe andare vicino a qualche grande azienda agricola, passano i camion dei caporali e caricano non solo i migranti, ma caricano le donne, gli uomini, i contadini. Cioè. A Roma ci sono strade dove la mattina, tu come me sei un cittadino di questa città, dove la mattina ci sono nuclei di persone che aspettano qualcuno che vada lì e... Cioè, nessuno vede questo mercato degli schiavi, cioè non lo vede nessuno. No, è chiaro che lo vede, viene tollerato perché sennò questi poveracci morirebbero di fame, perché le messe della Caritas o di altre associazioni, no. Ma questo è un cancro della società italiana, cosa che in altri paesi non avviene. Questo è proprio un dato oggettivo in cui c'è il lavoro che torna alla parola schiavismo. Perché non è solo il lavoro, poi bisognerebbe andare a vedere dove, per esempio, poi ogni tanto esplodono la collera di questi, dove dormono e dove mangiano, no? Nemmeno Al vecchie limite dei stanze, diritti umani, cioè, nel sì, al senso siamo. limite, insomma, nemmeno gli animali possono stare in quelle stanze, in quelle gabbie dove vivono. E questa è una piaga. I voucher nascono con la legge Biagi. Io mi ricordo che quell'epoca, se non mi ricordo se ero ancora nella CGIL, io ero il vice di Guglielmo Epifani e seguivamo l'informazione. Nascono con un obiettivo che era giusto, cioè vedere, ma la dinamica dei voucher, cioè come sono organizzati, era chiaro che avrebbe consentito l'evasione da. E oggi quando si dice ma il governo sta facendo. Devi fare prima li elimini e poi mi costruisci un altro sistema che non dia adito a interventi di tipo di quelli a 100, quanti sono i 1.600.000 voucher, che è una cifra. Lei dice, ma la proposta c'è, sta nel disegno di legge di iniziativa popolare della CGIL, se non sbaglio, articolo 80 e 81, c'è cioè la premessa dei diritti. E c'è una roba che individua chi lo può fare, i giovani, i pensionati, non superando dei redditi, e fa tutta una crescita, con un però, che anche per questi valgono i diritti che valgono per tutti i lavoratori. E qui è il punto. Mentre nelle proposte che stanno circolando è sì, facciamo tutto, ma i diritti che stanno nella premessa della Carta dei diritti della CGIL, quelli sono un'altra roba, perché non riguardano le cose che praticamente in tutti i contratti ci devono essere. Poi, a prescindere dal lavoro occasionale, facciamolo, vediamo, regolamentiamo, ma se tu non elimini quella parte lì che sono questi ragazzi, sono ragazzi senza diritti, però dice, però poi è un pensionato che diritti? Se deve fare un lavoro, il lavoretto gli devi dare anche dei diritti. L'altra cosa importante che invece si sottovaluta sono la questione degli appalti. Quando tu dicevi del lavoro nero, ebbene gli appalti, soprattutto in due settori, l'edilizia e l'agricoltura, ebbene il lavoro francamente, cioè uno si trova con ditte che vanno in appalto, poi falliscono e tu se rimani senza alcun appiglio, no? Invece tu la ditta che appalta e la ditta devono corrispondere. In solito, questo è un altro elemento molto importante per affrontare non solo la dimensione, la quantità, ma la qualità del lavoro, perché questo è il punto. Insieme alla quantità c'è la qualità. Noi non abbiamo né la quantità né la qualità. Un'ultima domanda per concludere. C'è un problema che è già stato discusso all'epoca dell'approvazione della Costituzione, è proprio sull'articolo 1, cioè era sulla parola lavoro o lavoratori, cioè la Repubblica deve essere fondata sui lavoratori o sul lavoro, e si decise poi alla fine sul Sul lavoro. lavoro. E c'è un problema adesso proprio sui lavori invece, c'è cioè un'ultima statistica che è stata fatta che quando saranno in qualche maniera diffuse tutte le tecnologie al momento attuali, il 50% dei lavori attualmente svolti non ci sarà più. Perciò ci sarà altro che sicuramente andrà sui servizi che aumenterà, ma sicuramente ci sarà molto meno di bisogno di lavoro come lo intendiamo noi oggi, insomma. E questo come si potrà risolvere?
Qui c'è un problema, di, secondo me, anche proprio di ritardo. Parliamo dell'Italia, ma si potrebbe anche parlare dell'Europa. C'è un ritardo delle forze politiche che più dovrebbero pensare al lavoro, mi riferisco in particolare alla sinistra, perché i dati sulle tecnologie, c'è cioè tutto quello che si sta studiando e vedendo, cioè, o tu utilizzi diversamente l'innovazione oppure tu rischi di avere una perdita di milioni di posti di lavoro. Soprattutto trasformi l'economia da un'economia basata sulla manifattura, sull'industria, la trasformi in un'economia dei servizi, perché è lì che tu l'innovazione la vedi, cioè quello che fa il lavoro in un ufficio non gli serve più, in quell'ufficio già oggi c'hai la macchina che fa quel lavoro e quello quindi se ne deve andare. E questo è il problema del futuro. Noi non ci pensiamo, no, perché no, perché sembrano cose avveniriste, ma stanno già avvenendo. Cioè, gli studi commerciali cioè, non hanno più bisogno di alcune figure professionali. E quindi ci avrai un'economia che va verso un altro tipo di settori dello sviluppo, cambia radicalmente Cioè, anche. servirebbe più politica per indirizzare questo cambiamento. Eh sì, il problema è chi comanda, la tecnologia o la politica? Poi io aggiungo la tecnologia o la buona politica, perché la politica è anche quella cattiva, che non è quella buona, cioè quella italiana alla prova dei fatti è una Quasi repubblica. non politica, Sì, cioè è una autogestirsi perché. è una roba all'italiana, si dice, no? Però invece gli italiani sono molto, quando poi gli stuzzichi sono molto seri perché andare a votare per il referendum in quel numero, francamente, era Un alto inaspettato. tasso di giovani sotto i 20 anni o i Con un 30 anni. tasso di al 70% sono andati a votare e sembrava che questa fosse la generazione che sta solo con telefonini. Starà con telefonini, però è venuta a fare questa cosa. E la buona politica non c'è nei loro confronti. Basta vedere la scuola, come sarà trattata la scuola. Cioè, Sì, quello è tutto un altro tema che possiamo questo è tutto un altro affrontare tema, ma insomma, il fatto che tu vieni ammessa all'esame di maturità con la media del 6, non si sa bene cosa questa roba, ti do un inizio di un'altra Sì, trasmissione, no? sicuramente. Per cui tu prendi 10 in condotta e 4 in italiano, sei ammessa all'esame di maturità, perché 10 più che col 7 sei Col ammessa, 7. 10 in 4 fa 14, diviso 2. Con 7 viene ammesso. Lo studente gli dice: guarda, non studiare assolutamente niente, la matematica. Sei bravo in italiano, matematica non ti presenterà nemmeno a lezione. Estremizzo, però questo è un problema, eh? Cioè perché il lavoro è collegato alla scuola e alla formazione, cioè non è che uno la mattina si alza, può essere un tema da affrontare magari anche con uno Sicuramente su una specialista. prossima puntata affronteremo questo, la buona scuola e sicuramente anche il tema scuola-lavoro che c'è molto da dire, insomma. Penso proprio di sì. Il tutto poi dipende anche da quali saranno gli accadimenti ai quali andiamo incontro, la consulta, la legge elettorale, cioè quelle sono tutte cose ovviamente di grande importanza e che però non possono mandare in secondo piano il problema primo, che è la vita delle persone. C'è stato un bellissimo film sulla vita delle persone. La vita delle persone riguarda la legge elettorale, ma riguarda il fatto se tu lavori, se tuo figlio lavori, se il nipote è mantenuto con la pensione del nonno, no? Perché noi siamo anche a questi livelli che non sono degni di un grande paese come l'Italia, che perlomeno c'è una storia, una cultura, una civiltà, dei travagli, delle difficoltà, però oggi questi sono i nodi sui quali devono essere affrontati. Per oggi abbiamo concluso e ringrazio Alessandro Cardulli per la disponibilità. Grazie, grazie a voi e grazie a te.